va bene, la finisco qui. Però prima fatemene parlare un'ultima volta, prima di attendere altri 300 anni per discuterne. Quindi bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 doppi sensi che non avevamo capito nella saga di Hocus Pocus. Sì. Appunto, sarà l'ultima lista di questo cult per un bel po' di tempo, ma oggi comunque ci tocca parlare di quelle cose imbarazzanti che vi piacciono tanto, che spesso non notate e che comunque rischiano puntualmente di far demonetizzare il video in questione. Oggi vediamo tutti quei sortilegi sfuggiti all'attenzione dei più piccoli, ma sfortunatamente non alla mia. E dunque, a parte il consueto allarme spoiler, iniziamo da questa numero 10, le incomprensioni sui tempi moderni nel primo film. E partiamo proprio dall'inizio di tutto quanto, riassumendo in due parole il prologo: morte di Emily Binks, Thackeray Binks trasformato in gatto, processo per direttissima, impiccagione, morte. E poi, 300 anni dopo, Max riaccende la candela e risveglia le sorelle Sanderson. Bene, in questo passaggio, chiarissimo in realtà anche per me da bambina, ma non si sa mai, le tre fanno fatica a capire il mondo attorno a loro, tipo quando vedono l'asfalto e Sara si spaventa chiamandolo un fiume nero. Poi però sembra che si adattino fin troppo in fretta, a cominciare dal fatto che Winnie sembra conoscere I Put a Spell on You, composta nel 1956, non nel 1600. Oppure il fatto che Winnie chieda patente e libretto a Max. E che ne sa lei di che cos'è un vigile urbano? Voglio sperare che Mary sia riuscita ad accendere il suo aspirapolvere per puro caso, ma patente e libretto, geniale, anche se fin troppo scontata come gag, mi lascia ancora perplessa da un punto di vista di coerenza e buchi di trama. It's just a bunch of hocus pocus! Alla numero 9, che fine hanno fatto Jay e Ice del primo film? Ce lo eravamo chiesti anche nella lista dedicata al sequel, che vi lascio qui a destra come al solito, ma siccome non ho avuto risposta, io continuo a tenere accesa, metaforicamente parlando, non sia mai in questo film di accendere lumini a caso, una candela per loro, i due bullettini che tormentano Dani e Max, e mezza città tra l'altro, nel primo film, prima di insultare le streghe e finire in gabbia in casa delle Sanderson. Max, anziché liberarli, si riprende le sue Nike Cross Trainer e li lascia lì, a sfottò. Poi a fine film sono ancora lì a canticchiare per provare a risvegliare il libro, mi pare. E poi? Nel secondo film il museo è un negozio, ma sono passati 30 anni e loro non ci sono più. Vengono menzionati per un secondo, però senza soluzione al dubbio. Cioè, nessuno a Salem si è chiesto che fine abbiano fatto due ragazzi debosciati, ok, ma... Nessuno. E poi, ora me lo chiedo davvero, Max, mai sentito parlare del detto perdona e dimentica? Cioè, ok, lo smacco, ma lasciarli addirittura lì? Avevi la possibilità di dimostrarti migliore e mi sei scaduto. Vergognati. Comunque, chissà che non spuntino fuori in un fantomatico terzo film che si farà tra altri 30 anni. What am I supposed to do with my afternoon? Maybe you could learn to breathe through your nose. Alla numero 8, precisamente... di cosa si nutrono le sorelle nel sequel? Oh, stay for supper. I'm not hungry. Oh, but we are. Allora, il leitmotiv di tutto il primo film è sta storia che le Sanderson si pappano le anime dei bambini per diventare più giovani, in stile con quanto fatto da altre streghe nei racconti più classici. E va bene. Ma è proprio per questo che la scena nel Walgreens, il centro commerciale del sequel, è così straniante rispetto ad un'ipotetica continuity. Infatti, le sorelle vengono ingannate dai zie Becca e portate nel reparto beauty, dove le streghe cominciano ad ingozzarsi di prodotti che, stando alle ragazzine, sono tutti estratti di gente bambina. Tanto che Mary trova una maschera di bellezza e pensa che quella sia la faccia scarnificata di un bambino e comincia a smangiucchiarla. Ora, nella sua grottesca simpatia la scena fa ridere, però lascia qualche dettaglio alla speculazione. Dunque, nel primo film le Sanderson, dopo aver ucciso Emily, se la sarebbero mangiata? E allora perché non hanno pure ucciso Binks e mangiato lui? Troppo vecchio? Troppo scettico? Cosa mangiano dunque le streghe? Io pensavo che si nutrissero di anime, ma ripensando al fiuto di Mary e all'abilità canora di Sara che attira i pargoli come il pifferaio magico con i topi, probabilmente quel momento di condivisione nella primissima scena del primo film, che rivedrete tra pochissimo, avrebbe potuto concludersi molto peggio. E non voglio nemmeno pensare che cosa fosse già finito nel calderone. Alla numero 7, matrimoni e promesse precoci, nel sequel. Dunque, l'incipit del sequel è ancora una
una volta ambientato nel passato, a Salem, dove le giovanissime sorelle vivono e dove il reverendo, decano della comunità, vuole obbligare Winifred a sposarsi, visto che ha ormai l'età maturissima di 16 anni. Allora, ci sono comunità nel mondo in cui il matrimonio è ancora precocissimo e deciso per te da altri, ma in tanti avrebbero potuto pensare che fosse un'esagerazione. No, non era un'esagerazione, ovviamente. Infatti, nell'America del XVII secolo, l'età media era compresa tra i 41 e i 43 anni, quindi circa 30 anni in meno rispetto ai nostri giorni. Alla luce di questo, l'ipotetico matrimonio di Winnie in quanto sorella maggiore sedicenne non appare più così campato per aria. A chi pareva campato per aria, ovviamente. Alla numero 6, noi vogliamo dei bambini, nel primo film. La scena che mi ha lasciato più dubbi in età giovanile, ma che oggi appare oltre che chiarissima, fin troppo becera ed imbarazzante. Però andiamo come al solito per gradi. Le Sanderson cercano Max e Company e si trovano davanti a un bus, il cui autista è un marpione patentato, per non dire un individuo viscido e discutibile, che le vede e comincia a sviolinare complimenti. Le tre streghe non capiscono le parole del villico, che in quanto cocchiere moderno può condurle, parole sue, verso i loro più reconditi desideri. E la strega a capo delle tre risponde che vogliono dei bambini, e allora l'autista risponde con una frase che oggi appare chiarissima. Dovrete concedermi un paio di tentativi, ma non credo che sarà un problema. E considerato che poco dopo lo si vede con in braccio Sara, probabilmente aveva anche intenzione di darsi da fare al più presto. Non voglio indugiare ulteriormente sul senso dell'umorismo dell'uomo, che per fortuna in questo caso è abbastanza aleatorio da non farmi temere il ban. Just thou comprehend? Well, you explained it beautifully, Winnie, the way you started out with the adventure part and then you sort of slowly... Explain what? Alla numero 5 delle splendide drag queen nel secondo film. Potremmo quasi osare nell'affermare questa cosa. Se nel 2022 hai un tributo ad opera di un gruppo di drag queen, allora hai sicuramente fatto qualcosa di importante. E Hocus Pocus, penso di poterlo affermare con abbastanza certezza, ha influenzato in qualche modo la community LGBTQIA+, tanto che alcune delle protagoniste del più famoso programma dedicato al tema, ovvero RuPaul's Drag Race, fanno un cameo nel secondo film. Ginger Mine, Kamora Hall e Cornbread GT hanno partecipato al sequel per dare un importante messaggio e per riconfermare il sodalizio tra la community arcobaleno e le tre streghe, le cui attrici, tra l'altro, si sono sempre espresse proprio in difesa dei diritti e dell'uguaglianza. Oh, they're doing a bit. That's right, girls. Take all this blood. Alla numero 4, il gatto mi ha mangiato la lingua, nel primo film. Binx, come già detto, viene trasformato in un gatto nero per aver insultato le tre megere dopo la morte della sorella e, preso a calci da suo padre, costretto a vagare immortale per Salem, attende 300 anni proteggendo la candela e lo fa senza appello, a volte aggredendo pure gli avventori di casa Sanderson, come quando graffia Max che vuole accendere la candela. Ma poi, quando il ragazzo alla fine l'accende sul serio, si scopre che può parlare. E allora un paio di domande me le porrei. Va bene che di gatti e animali parlanti negli anni 90 se ne sono viste a bizzeffe e quindi a noi non sembra così strano, ma allora perché Binx non era andato dai suoi a spiegar loro tutta la situazione? O quindi in 300 anni nessun altro aveva mai provato ad accendere la candela della fiamma nera? O forse è proprio il potere della candela accesa a permettergli di parlare? Perché altrimenti, se no, non si spiega bene il motivo per il quale Binx non abbia convinto qualcuno in 300 anni a fare qualcosa per lui o perlomeno a proteggere la candela insieme a lui stesso. Non ci sarà mai una risposta univoca alla cosa. Probabilmente è solo un buco di trama. Just trying to help you. Well, don't. Nothing good can come from this book. You got it? Alla numero 3, un calderone di Easter eggs nel secondo film. At last! Back to our squalid, verminous abode! In un'era costruita sul fanservice e con Disney madre del fanservice ancora più coatto del fanservice normale consentito dalla Convenzione di Ginevra, inevitabilmente il sequel di un cult come Hocus Pocus diventa una cavalcade in nostalgia in cui potreste non raccapezzarvi del tutto, soprattutto per i riferimenti ad altro e per i cospicui easter eggs. E siccome c'è, per l'appunto, un altro nostro video dedicato alla questione, ve ne elenco solo alcuni senza soluzione di continuità. Dunque, appena recuperato il libro, Winnie dà una veloce occhiata ad un incantesimo per trasformare le persone in gatti.
avanti e poi tutte e tre sbirciano in una casa dove una coppia sta guardando il film del 1993, lasciando aperte domande su un qualcosa tipo lo stregaverso. E poi c'è anche una scena veloce dove si vede l'iconico costume di Madonna che indossava la madre di Max e Danny nel primo Hocus Pocus. Ovviamente i neofiti non ci avranno fatto caso, ma per qualcuno che aspettava il sequel da 30 anni era il minimo sindacale. Alla numero 2, i 29 anni di veglia di Billy, ovviamente nel secondo film. Hello, Billy. Yes. Hello, Billy. Hello, you withering hag. Parliamo di Billy Butcherson, ucciso da Winifred, tornato in vita e poi tornato finalmente a dormire in pace alla fine del primo film. Ecco, Gilbert va a risvegliarlo nuovamente, tra l'altro trovandolo in una fossa molto meno profonda del previsto e soprattutto ancora sveglio. E il perché è semplice, ce lo dice anche lui. Winnie lo ha fatto tornare in vita, ma nessuno poi gli ha dato un nuovo eterno riposo. Perciò in pratica Billy è rimasto sepolto, no, vivo no, però comunque sepolto cosciente per 29 anni. Un trentennio intrappolato in uno dei peggiori incubi a memoria d'uomo, la sepoltura da vivi. Un vero inferno. Se ci aggiungete che probabilmente Billy è pure stato in grado di sentire 30 anni di persone che andavano a porgere omaggio ai parenti defunti mentre lui stava lì a marcire da solo. Lui lo dirà anche in maniera comica e il siparietto con Gilbert risulta divertente, però a ripensarci bene è una sorte che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. E prima di risvegliare dalla sua tomba eterna la numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli, come la maledizione vegana nel secondo film, quando l'insopportabile Bulletto pensa che la lista di ingredienti salutari che sente pronunciare tra seitan e alga sbirulina possa avere qualche effetto malefico su di lui. Oppure la mania per i selfie, visto che giustamente, visti i tempi, le Sanderson si ritrovano a fare shooting fotografici continui da fan in delirio. E poi ancora, una specie di reunion di VIP, visto che Katie Najimy, Sam Richardson e Tony Hale hanno tutti avuto un ruolo nello show satirico. E infine, qui piccolo trivia storico, i processi di Salem terminarono prima di Halloween, ma probabilmente le tre sorelle Sanderson erano in qualche modo sfuggite, magari proprio per essere scappate nel bosco. Ma se non volete che tre streghe si mangino pure la vostra di anima e magari poi utilizzino i vostri avanzi per farsi una crema di bellezza, cliccate la campanellina degli avvisi. E alla numero 1, tutti i costanti riferimenti alla verginità. Contro tutte le aspettative, Disney ha insistito su questa storia fin dal primo capitolo della saga e soprattutto ha in qualche modo reso la scarsa attività sessuale il motore scatenante della storia. Non è proprio da tutti i giorni per il topaccio. Infatti, già nel 1993 la verginità di Max era la chiave per accendere la candela e permettere tutto lo svolgimento, e ha sicuramente obbligato un sacco di genitori a momenti imbarazzanti tipo le api e il fiore o la cicogna, perché non è che sia proprio chiara la verginità a un pubblico di bambini. Poi però, ancora, nel 2022, la verginità è presente nel film e continua a scatenare reazioni credibili, come quando a Gilbert viene effettivamente chiesto cosa sia un vergine e lui non sa spiegare bene perché da adulto lui non possa accendere la candela. A mio parere, i più piccoli, e parlo anche per esperienza personale, accettano di buon grado la non comprensione di quel punto preciso della vicenda, ma è innegabile che moltissimi, io compresa, una volta capito un attimo di più come funziona la vita, si siano tirati tipo una pacca in fronte dicendo "Ah!" O almeno quelli dei miei tempi. Oggi tra OnlyFans e TikTok non so quanto questo termine vergine sia ancora materia oscura. Comunque, giusto per rischiare il ban in chiusura, almeno in questo film non c'è alcun pene nascosto da nessuna parte. Però ci hanno provato, secondo me. What happened? A virgin lit the candle. Allora, piaciuta la nostra lista?